Salve a tutti e bentrovati. Ad oggi parliamo della città di Comiso. Non lo farò chiaramente io da sola, tra poco vedrete apparire in collegamento via Skype proprio il sindaco Maria Rita Schembari. Eccola qua. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Dunque, intanto la ringrazio per questo tempo che ci ha concesso. Ecco, direi di partire proprio cercando di tracciare una sorta di bilancio di quella che è stata la sua amministrazione, che sta ormai, diciamo, questi 5 anni per concludersi, e le chiedo proprio di cosa è particolarmente orgogliosa, quali appunto i punti che poi aveva appunto promesso in campagna elettorale poi realizzati e cosa invece magari non è riuscita a fare e spera, se possibile, di poter fare in seguito. Bene, innanzitutto vi ringrazio per questa occasione che mi date di fare un punto, una sorta di consuntivo di questo quinquennio che è stato particolarmente gravoso, soprattutto per una pandemia che ci è stata, insomma, come dire, data da gestire a tutti noi sindaci che ci siamo trovati ad amministrare in questo periodo così particolare. Però nonostante questo abbiamo lavorato a testa bassa anche per realizzare tanti progetti. Innanzitutto i punti programmatici che avevo messo in cantiere all'inizio di questa sindacatura sono stati realizzati a un buon 80% di ciò che avrei voluto fare, e questo già per me è un risultato lusinghiero che mi sprona ancora di più ad andare avanti e a convincermi che lavorando in una situazione che si sta via via normalizzando si possa ottenere ancora di più e ancora meglio. E innanzitutto ci siamo indirizzati verso alcune linee direttive, per esempio il risanamento delle casse comunali, che oggi assolutamente non soffrono di liquidità, poi dall'altra parte tutta una serie di lavori importanti, servizi scolastici che sono sempre stati garantiti in maniera puntuale ed efficiente, e in particolare tutta una serie di opere pubbliche volte al miglioramento e alla sicurezza all'interno della città e della sua frazione. Quindi la costruzione all'interno della città di Comiso di alcune rotonde che snelliscono e rendono più sicuro il traffico presso il Corso Cimin, in via San Biagio e, diciamo, in via Villafranca, una sorta di snodo che permette ai mezzi pesanti di non attraversare la città ma di immettersi alla circonvallazione senza appunto intasare il traffico e renderlo soprattutto poco sicuro. Ma soprattutto l'edilizia scolastica, mi riferisco agli interventi che hanno di fatto rinnovato una intera scuola dell'infanzia, qual è San Giovanni Bosco, e che sono in corso di completamento presso l'Istituto San Biagio, e presto affideremo anche i lavori per la messa in sicurezza strutturale del Mazzini. Ma soprattutto ciò di cui vado orgogliosa è l'ottenimento dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di un finanziamento di 8 milioni di euro per l'abbattimento e la ricostruzione in situ della scuola media più popolosa di Comiso, che è la Pirandello. Per me è un risultato importantissimo, che fa, diciamo, fa la pariglia con un altro grande finanziamento, 5 milioni di euro per la messa in sicurezza, la canalizzazione delle acque piovane di un'arteria importantissima di Comiso, che è la via Papa Giovanni, che è quando piove, purtroppo recentemente ne abbiamo fatto le spese, diventa un vero e proprio fiume in piena. Infatti, tra l'altro, lei, quando è intervenuta assieme ad altri sindaci, ha sottolineato l'importanza di lavorare proprio per prevenire, dato che le condizioni del maltempo, insomma, si ripresenta sempre più forte con una certa frequenza, lei ha detto che è necessario lavorare prima che si presenti. Certo. Su questo non c'è dubbio, anche perché purtroppo a Comiso, nonostante la sua conformazione idrografica, è stato costruito nel tempo, da un cinquantennio a questa parte, dove non si sarebbe dovuto costruire mai, perché ci si fidava che ormai il fiume fosse praticamente ridotto a un rigagnolo, tutt'al più addirittura in secca, e invece quando ci sono piogge, ahimè, così rovinose, che saranno dei fenomeni atmosferici che si ripresenteranno con una certa costanza, diventa veramente molto pericoloso. Certo, è vero. Per quanto riguarda invece Pedalino, ecco, l'opposizione a riguardo più volte l'ha accusata di aver dimenticato, diciamo, quanti risiedono lì, e quindi parlano di una città sempre più abbandonata. Ecco, cosa si sente di dire a riguardo? Vabbè, innanzitutto che chiaramente l'opposizione, non avendo argomenti, si attacca su refrain che lasciano il tempo che trovano, perché invece gli abitanti di Pedalino hanno visto un sindaco presente,
che una volta alla settimana, ogni martedì della sua amministrazione, è stato lì presente ad ascoltare i bisogni dei cittadini. Immediatamente è stata realizzata a Pedalino in via Adige la fognatura comunale, c'erano intere famiglie che ancora dopo 20 anni, dopo aver edificato le case, continuavano ad aver bisogno dell'autoespurgo per poter, insomma, essere sempre in condizioni igienico-sanitarie ottimali. E quindi questo è un grande passo avanti. Il prolungamento della via 25 aprile, che consentirà uno snodo fondamentale e quindi un raddoppiamento della via che attraversa la città dalla parte, diciamo, nord, e poi ancora, soprattutto fra ogni altra cosa, il cimitero di Pedalino. Era una promessa che veniva fatta agli abitanti di Pedalino da almeno 25 anni a questa parte. La mia amministrazione è riuscita con finanze pubbliche. E questo è da sottolineare, perché l'amministrazione precedente si era affidata a dei privati che con un progetto di finanza avrebbero, così almeno era nei piani, investito addirittura 7 milioni di euro a Pedalino per costruire un cimitero completamente, diciamo, anomalo, straordinariamente grande, tanto quanto non serviva una frazione di 2.500 anime, con un investimento di 7 milioni che poi avrebbero dovuto riprendere. Si sa benissimo che li avrebbero ripresi dai costi enormi, esorbitanti, pagati dai cittadini per le sepolture, per la costruzione di queste sepolture, ma anche per tutti i servizi annessi e connessi. Invece, con 950.000 euro di un punto di cassa depositi e prestiti, siamo pronti. Entro il 21 marzo arriveranno le offerte delle varie ditte, dentro pochi giorni si potranno affidare i lavori, che verosimilmente inizieranno a metà aprile. Intanto, da subito, cercheremo con gli uffici comunali di farci prossimi alla frazione e di andare almeno un giorno a settimana lì a raccogliere le esigenze di coloro i quali vorranno appunto acquistare in uso, in comodato d'uso, un appezzamento di terreno in cui costruire la tomba di famiglia. Fondamentale, perché Pedalino è una frazione che si compone di persone che hanno famiglie provenienti da altri centri e che post mortem in qualche modo quindi dissolvono questa unità familiare, perché il marito va ad essere seppellito per esempio in una tomba di famiglia a Chiaramonte piuttosto che a Vittoria e la moglie altrove. Noi daremo così radici importanti a questa comunità, per non dire che il cimitero sarà un cimitero moderno secondo tutti quelli che sono i dettami in materia di sepoltura, diciamo, voluti dall'ASPE e dalle autorità competenti, e avrà anche un'area al suo interno destinata a coloro che hanno altre confessioni religiose, e mi riferisco soprattutto ai cittadini di religione islamica. Quindi l'attenzione verso Pedalino c'è stata e c'è. Assolutamente sì, per non dire che su Pedalino, prima ancora che su Comiso, è stata completata tutta tutto il rifacimento della rete di illuminazione pubblica. Manca solo la piazza, ma solo perché, essendo una piazza, è vincolata appunto dalla soprintendenza, e quindi abbiamo dovuto attendere il benestare della soprintendenza ai beni culturali archeologici della provincia di Ragusa. Una volta avuto questo beneplacito, anche la piazza sarà illuminata secondo queste moderne illuminazioni a LED, che oltre a essere molto migliori nella resa, fanno anche risparmiare tantissimo sulla bolletta dell'Enel, che non è indifferente per un ente comunale che, come il privato cittadino, ha dovuto purtroppo affrontare e sostenere i rincari esorbitanti del costo dell'energia elettrica. E a proposito di questo, come Comiso sta cercando di far fronte a questo triste fenomeno? Beh, naturalmente, come le dicevo, tutta l'illuminazione pubblica rifatta in questa maniera a LED comporterà un risparmio annuo di quasi 600.000 euro, che non è cosa indifferente. Certo. In più, tutti gli uffici si stanno muovendo per vedere, dopo la copertura con pannelli fotovoltaici in moltissimi dei nostri plessi scolastici, di adattare anche delle caldaie che vadano avanti a luce solare e non con gli idrocarburi fossili come è stato finora. E quindi anche in questo senso qualcosa, diciamo, si muove per far fronte. Altro che, e si va sempre avanti e si continua a lavorare in questa direzione anche nei confronti del nostro mercato ortofrutticolo. Poi
le chiedo, di recente è sorto il problema delle cosiddette cartelle pazze che si sono visti recapitare tanti cittadini, alcuni come giusto che sia, altri un po' meno. Ecco, a riguardo, come stanno negli ultimi giorni le cose? Si è sistemata la cosa? È stata... Allora, questo è un altro allarme montato ad arte da una opposizione, da un nuovo candidato che non hanno assolutamente altri argomenti se non quelli di suscitare i clamori sul nulla. È capitato sia quando, diciamo, questi riaccertamenti sulle tasse non pagate li fanno gli uffici comunali, sia come quando nel nostro caso ci si affida ad un'agenzia esterna, che qualche piccola sbavatura ci possa essere, cioè che venga mandata una cartella per un tributo già pagato ad un cittadino. Non ci vuole niente, sia per telefono ma anche fisicamente, venendo qui presso il Palazzo Comunale, tutti i cittadini a cui è successo, che sono, attenzione, a fronte delle migliaia di tributi riscossi, poche decine, hanno tranquillamente corretto l'errore, che non è quindi una cartella pazza, ma un errore che è una percentuale sempre presente in questi casi. E quindi anche qua diciamo che problemi grossi non se ne pongono. Assolutamente no, e tra l'altro dobbiamo puntualizzare che la riscossione dei tributi non pagati non è una facoltà di un sindaco piuttosto che di un altro. Chi sta cercando di soffiare sulle ceneri del malcontento di qualcuno deve stare molto attento, perché indirizzarsi in quella direzione significa fare un danno all'erario, un danno ai conti pubblici del comune. Quelle sono tasse che erano già state scritte nei bilanci degli anni precedenti e che non sono mai state riscosse, vuoi per qualche difficoltà da parte di qualcuno, in rarissimi casi, anche se questo esiste, per assoluta noncuranza nei confronti della cosa pubblica. Nell'uno e nell'altro caso vanno riscossi questi tributi, e per i cittadini che non riescono a far fronte a questo pagamento, i nostri uffici, così come l'ente gestore terzo area, sono sempre a disposizione completa per una rateizzazione in rate assolutamente sostenibili per una famiglia che ha pure qualche difficoltà. Mi sembra molto chiaro e limpido il suo discorso al riguardo, penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Per quanto riguarda invece, in un certo senso è collegato, il discorso delle finanze, lei poco fa ha fatto cenno, ecco, allora le chiedo come sta dal punto di vista finanziario l'ente? Dal punto di vista finanziario l'ente sta bene, dal punto di vista delle casse, le casse sono assolutamente floride come non si vedeva da moltissimo tempo, tant'è che riusciamo a far fronte ai pagamenti con, diciamo, rispettando i tempi normali e giusti che vengono imposti agli enti locali. Il comune, come tutti gli enti locali, purtroppo ha delle chiare difficoltà, perché non dimentichiamo mai che quando le famiglie hanno dovuto sostenere rincari enormi nelle bollette della luce e del gas, che sono, come lei mi insegna, forniture che se non corrisposte economicamente vengono tranquillamente tagliate, una famiglia che si trova a dover pagare quelli magari, come dire, mette in secondo piano quelle che sono le imposte comunali. Quindi il comune, da questi rincari di Enel e del gas, ha in qualche modo patito due volte, innanzitutto come ente che usufruisce anch'esso per i palazzi comunali, per le scuole, di queste forniture di Enel e gas che ha già pagato in maniera esorbitantemente più alta, ma anche perché molti cittadini, trovandosi, diciamo, nella necessità di pagare più cose, hanno preferito ottemperare al pagamento dell'Enel per non trovarsi la luce tagliata che non al pagamento del canone idrico piuttosto che della Tari o altro. Certo, come del resto succede ogni volta che ci sono questo genere di problematiche. Quindi patiamo due volte i poveri enti locali, e quindi è chiaro che facciamo fatica, ma io devo ringraziare gli uffici economico-finanziari del comune che riescono comunque a far fronte ad ogni necessità.
Cambiando un po' invece argomento, le vorrei chiedere di parlare un po' del discorso che riguarda l'aeroporto, perché soprattutto con la visita del presidente Schifani si è parlato tanto del progetto Cargo come un progetto che permette una grande specializzazione e quindi in vista di una crescita dell'infrastruttura. Ma c'è anche chi questa cosa la vive, diciamo, al contrario, lamentando invece un depotenziamento. Ecco, le chiedo un chiarimento, qual è il suo punto di vista al Sì, riguardo? allora innanzitutto voglio finalmente fare chiarezza su un fatto. Il comune di Comiso è proprietario della struttura dell'aeroporto, quindi dell'aerostazione, della pista, della torre di controllo e la concede in uso, dietro a pagamento naturalmente, alla società che gestisce. La società che gestisce oggi è una società unica tra Catania e Comiso ed è la SAC. Il comune era prima socio di Soaco, della precedente società di gestione che è stata assorbita dentro SAC, e oggi è socio di SAC, cioè è socio della società forse più florida e più importante di tutta l'Italia meridionale, il che è già un successo. SAC garantisce all'interno del comune di Comiso collegamenti aerei con i più importanti aeroporti d'Italia e dell'estero e sta già cercando di, come dire, portare su Comiso anche un'altra compagnia che sia in qualche modo complementare rispetto a quella che per adesso ha il monopolio e che è Ryanair. Quindi il traffico passeggeri c'è, è garantito e deve, può essere incentivato. L'aeroporto di Comiso può sostenere un traffico fino a 900.000, massimo 1 milione di passeggeri, per come è strutturato tuttora. Oggi superiamo i 600.000, che non è una cifra indifferente, anzi diciamo che sono le migliori stagioni da quando l'aeroporto è aperto, sia la passata summer che quella che sta iniziando a partire dal 21 marzo. Oltre a questo, siccome ormai facciamo parte di un sistema aeroportuale unico assieme a Catania, è bene che ciascuno dei due aeroporti abbia una specializzazione, cioè una caratteristica che lo contraddistingua e che sia complementare rispetto all'altro. Catania non ha spazi che possano essere abbondantemente adibiti per lo stoccaggio delle merci. Comiso, grazie al fatto che sorge all'interno di quella che era la base NATO degli americani, ha 120 ettari di spazi tutto attorno e tutti al servizio di questa pista. Per cui il comune di Comiso, grazie a dei fondi regionali, entro la fine di aprile avvierà i lavori per la costruzione di un grande ufficio merci, che è in qualche modo la porta di passaggio delle merci in ingresso, e in cioè in partenza e in arrivo. Merci che normalmente però viaggiano nella pancia degli aerei passeggeri. Dall'altra parte, sarebbe possibile in tutti questi spazi pensare ad una grande piattaforma cargo di merci, cioè che viaggiano in aerei esclusivamente dedicati. Di questa costruzione, dell'avvio di questo progetto, vuole intestarsi la paternità direttamente alla regione siciliana, il che mi fa particolarmente contenta e mi soddisfa perché la regione siciliana è la proprietaria di tutti quegli spazi attorno di cui il comune è solo un concessionario. Quindi in questo senso lei lo vede non positivo, ma anche forse qualcosa di più, giusto e Ci corretto? mancherebbe, ma lei lo capisce che cosa significherebbe? Sarebbe la piattaforma di tutta la Sicilia e qualora si riuscisse finalmente a costruire anche il ponte, che è un grande limite, il ponte di Messina, allora sarebbe una piattaforma per l'intero sud dell'Italia. Una piattaforma, non ce lo dimentichiamo, incuneata al centro di un Mediterraneo che è ancor di più oggi un mare e un luogo particolarmente strategico per le connessioni con il Medio Oriente e con il Nord Africa. Quindi, visto quanto detto da lei ed effettivamente le potenzialità di questo progetto ci sono, queste sono lamentele, polemiche? Sì, ribadisco, quando non si hanno argomenti veri su cui criticare chi ha governato per 5 anni, essendoci ogni giorno, 24 ore al giorno, a disposizione di tutti i cittadini, senza staccare mai il telefono, anche quando ha dovuto dire no, sempre prossima ai propri concittadini, si cercano scuse e argomenti pretestuosi per sollevare polveroni su argomenti, tra l'altro, mi consenta, quello dell'aeroporto del Cargo, su cui si hanno molte, molto scarse informazioni da parte di chi mi critica.
E quindi lei si definisce un sindaco sempre presente, che ha cercato sempre di essere presente per i cittadini. Addirittura mi hanno criticato anche per questo, si immagini. Perché Perché troppo presente? troppo presente? Perché sempre presente con la fascia tricolore in tutte le occasioni ufficiali, fascia che in qualche modo si è qua, addirittura anche fisicamente consumata, ma io non la prendo come una critica, io ne sono orgogliosa. Io amo questa città e amo esserci nei momenti di difficoltà, nei momenti di gioia, di festa, sempre al fianco dei miei concittadini. Senza entrare nel merito, insomma, della campagna elettorale, tenterà comunque di riesserci per altri 5 anni, Altro giusto? che, io mi sono candidata e mi sono candidata ovviamente perché vorrei vincere e continuare, se i miei concittadini mi danno la loro fiducia e me la confermano, a governare questa città per altri 5 Tra l'altro lei è un sindaco donna, si parla sempre di più di donne in politica ormai a livello nazionale, c'è cioè chi è segretario, chi è presidente del consiglio. Ecco, ma lei sente magari un limite rispetto a un uomo o comunque il suo essere donna, madre, moglie, insomma, in un certo senso diventa più Secondo difficile. me, e credo di condividere questo pensiero anche con lei, che è una giornalista donna, l'essere donna ci dà qualcosa, non dico in più perché non è una questione quantitativa, ma qualitativamente diversa rispetto agli uomini, non lo possiamo negare, che abbiamo delle sensibilità diverse e forse questa sensibilità differente in qualche modo paga in ogni ambito, nel caso suo in quello del giornalismo, nel caso mio in quello della pubblica amministrazione. Se poi riesco a fare quello che faccio è perché ho una famiglia meravigliosa e sapendo che questa è una mia grande passione, mi appoggio in tutto e per tutto. Ovviamente mi trovo d'accordo ed è vero che l'apporto delle donne in politica è differente da quello che insomma arriva dagli uomini, senza nulla togliere, perché ci deve essere Assolutamente, l'uno, ci deve assolutamente, essere chiaramente. assolutamente. Siamo complementari. È vero, è così. Ma allora le chiedo, in poche parole, di cosa ha bisogno Comiso adesso? Comiso ha bisogno di due cose fondamentali, che saranno due punti programmatici ulteriori che io aggiungerò al mio programma. Un'attenzione particolare al contenimento dei disastri idrogeologici, perché ormai, come le dicevo, quei quartieri interi costruiti sull'alveo del fiume ci sono. Li dobbiamo preservare, non possiamo piangere sul latte versato e quindi si dovrà cercare in tutti i modi e in maniera celere, come ho chiesto anche al Presidente della Regione, di ottenere fondi e di avviare lavori di contenimento e canalizzazione delle acque, diciamo nelle colline che circondano Comiso, perché noi siamo comunque all'interno di una fossa e quindi convogliamo anche le acque piovane, diciamo, in più rispetto agli altri comuni che i terreni non riescono più a drenare. E poi un'attenzione particolare al centro storico. Anche questo conseguenza di quello che le dicevo prima. È stato costruito nel tempo 2/3 di città in più altrove e adesso ci si lamenta perché il centro storico è spopolato. Cercheremo di avviare politiche anche grazie ad esperti urbanisti che possano portare. Non dico i comisani e non solo i comisani, ma anche, perché no, cittadini dall'estero, magari pensionati, a venire ad assaggiare quanto è bella la vita in una cittadina tranquilla e assolata del sud della Sicilia. Allora, Sindaco, non posso che ringraziarla per questo tempo che ci ha concesso e per la possibilità di confrontarci con lei su questi Io aspetti. ringrazio voi e a lei che è stata gentilissima e amabilissima. Un piacere, veramente. Grazie Grazie. ancora. Buona giornata a voi.